Allora, oggi partiamo da come realizzare la base del nostro make-up e quindi partiamo dal fondotinta. Allora, come molte di noi, anch'io, abbiamo fatto già agli inizi quando stavamo imparando appena a truccarci, eccetera, sbagliavamo sempre a scegliere il colore del fondotinta. O era troppo scuro, o era troppo chiaro. E a volte infatti io personalmente quando compravo il fondotinta mi accadeva appunto che magari avevo sempre la tendenza di prenderlo più scuro perché pensavo che alla fine servisse per scurire la pelle, quindi per coprire, e quindi pensavo, mio, che si dovesse usare un colore più forte, più scuro. E invece non è così, perché il fondotinta giusto deve avere lo stesso colore della nostra pelle, non deve essere né più chiaro né più scuro, sennò proprio ci diventa una maschera. Quindi bisogna provarlo e non sulla mano come facciamo tutte, ma bisogna provarlo direttamente sul viso, esattamente in questa zona qua. E lo dobbiamo provare per vedere appunto se il colore è adatto. Ci sono colori che hanno due tendenze. Un colore che ha tendenza verso il rosa e un colore che ha più tendenza verso il giallo. Ovviamente noi dobbiamo prima vedere un attimo la nostra pelle, dove si orienta meglio tra questi due colori. E poi possiamo scegliere, un esempio, la mia pelle va più tendente al giallo, quindi io cercherò di usare, non di usare, scusate, di provare quando comprerò un fondotinta dei colori tendenti al giallo. Non vado sul rosa magari perché mi piace di più quella tonalità, no, scordatevelo, deve essere uguale al vostro colore di pelle e non come che volete che sia la vostra pelle, perché alla fine il fondotinta serve per migliorare la pelle del viso, coprire i difetti, rendere più omogeneo il tutto, non coprire, eliminare, altrimenti sarebbe una cosa innaturale. Il fondotinta, quando va approvato, è consigliabile guardarlo alla luce naturale. Se no rischiate di combinare un casino, magari poi quando uscite fuori vedete che non è il vostro colore e magari avrete speso un casino di soldi per niente. Ed è consigliabile sempre averne i due colori diversi, uno più chiaro per l'inverno e uno leggermente più scuro per l'estate, ovviamente che sarete più abbronzate. Quando va applicato bisogna sempre non eccedere con le quantità, perché sennò il risultato sarebbe innaturale, apparirà molto più spessa di quella che è in realtà. Poi, ci sono diversi tipi di fondotinta. Abbiamo quelli in crema, quelli liquidi, quelli in mousse, quelli in stick. E ci sono fondotinta a base di oil e fondotinta a base d'acqua. Noi ovviamente dobbiamo decidere quello che può soddisfare le nostre esigenze. Allora, una volta individuato il nostro tipo di fondotinta, adatto ovviamente per le esigenze della nostra pelle, passiamo ad applicarlo e quindi vedere quale colorazione si addice meglio. Allora, io vi faccio vedere questi tre, che di solito uso. Allora, è questo dell'Avon, questo è il cream della Calming Effect. Poi Max Factor, il numero 108 Honey Beige, e poi
quest'altro che non so la marca, numero 7, non so se si vede, numero 7. Allora, comincio ora a provarmi un attimino sulla zona dove vi avevo fatto vedere prima, ovvero su questa parte qua. Allora, comincio ad applicare questo. Si vede tanto il distacco, mentre con quelli applicati in precedenza si vede. Quindi posso dire che questo è il colore del mio fondotinta. Quindi ho trovato il numero giusto del mio fondotinta, che è Max Factor numero 108 Honey Beige Lasting Performance.